Gli insegnanti ci sono, che magari vorrebbero anche insegnare, hanno magari poco stipendio, ma sono gli allievi che non vogliono imparare. Tanto c'è Wikipedia e i genitori molto spesso, oggi come oggi, li assecondano, sì. Cioè i genitori molto spesso assecondano i figli e mettono in discussione le capacità degli insegnanti. Io quando ero piccolo, perché sono stato piccolo, io ero portato ai colloqui con gli insegnanti da mio padre. Mio padre mi ci portava con rancore. Mi teneva al muso già da una settimana prima. Io dicevo, papà, ci vuoi venire te? Io non vedrai, guarda. Tra una settimana, hai voglia di, io so, lascia fa, t'ammazzo, te levo dalla faccia della terra, te distruggo quanto è vero Dio, te brucio, io te do ai cani, io te lascio ai zingari, vedi se ti abbandono su un'autostrada che stanno a fare, vedi se non te metto dentro un pilastro, vedi io so, col dolore ma lo faccio, te giuro che lo faccio, lascio pure a tua madre per strada, te leggo al guardrail, a voglia abbaià poi, non torno indietro, ma vedrai, tra una settimana cerco io con st'angoscia. E quando andavamo davanti alla professoressa Di Mario, che ci aveva tutta la dolce vita de Kashmir pure d'estate, una paura, perché è tutta con gli occhiali, con la catenella così, diceva Brignano, ecco il papà di Brignano, lui faceva, hai visto? E ho detto, e mi ha detto, lascia fare, te t'ammazzo, cioè, guardi professoressa, non si preoccupi, mi dica tutto, perché anche io lo ammazzo. Non si fa scemo, tanto io ho deciso a casa lo scanno e ci faccio il sanguinaccio. Guardi, lasci fare. Io gli dico che all'anagrafe l'abbiamo segnata a matita, che tanto lo devo fare fuori per dire. Lasci fare. Dica tutto tranquillamente. Non si fa ceremole, perché con la mamma gli abbiamo comprato la lapide, adesso già è pronta, c'è solo da mettere una data, guardi, è il giorno, per cui c'è pure l'anno, guardi, lasci fare, mi dica, come va mio figlio? Beh, guardi, signor Brignano, dica la verità, aio, zitto che t'ammazzo, te strazia, te taglio a cinichetti e te do ai maiali, giuro, guarda, mi dica, guardi, suo figlio va bene, ma potrebbe fare di più. Disgraziato, mi ammazzava le botte. Oggi è diverso, oggi la professoressa non ha più ragione a prescindere. Dice, beh, però, no, oggi i genitori vanno ai colloqui scolastici accompagnati dai figli per valutare il profitto degli insegnanti.